Salve, Amanda. Connor, che piacere vederti. Complimenti, Connor. Trovare quel deviante non è stato facile. E hai condotto l'interrogatorio in maniera impeccabile. Sei stato davvero efficiente, Connor. Grazie, Amanda. Abbiamo chiesto alla polizia di darci il deviante per analizzarlo. Servirà a capire cos'è successo. L'interrogatorio mi è parso impegnativo. Che ne pensi del deviante? Ho riscontrato alcuni disturbi causati dagli abusi del padrone. Quasi come se la programmazione originale fosse stata resettata. Questo tenente Anderson è stato assegnato alle indagini sui devianti. Che ne pensi di lui? Non è l'uomo che mi aspettavo, ma mi mancano i dati per avere un'opinione definitiva. Sfortunatamente abbiamo l'obbligo di lavorare con lui. Come pensi di approcciarti? Mi adeguerò al suo carattere. Per il bene delle indagini sarebbe meglio evitare disguidi e cercare di assecondare la sua personalità. Sempre più androidi mostrano segni di devianza. Sono milioni in circolazione. Se diventano instabili, le conseguenze saranno catastrofiche. Sei il prototipo più avanzato che la CyberLife abbia mai creato. E sei in grado di capire cosa sta succedendo. Conti su di me, Amanda. Presto, Connor. C'è poco tempo. Serve aiuto? Devo vedere il tenente Anderson. Hai l'autorizzazione? Sì. Non è ancora arrivato, puoi aspettarlo alla sua scrivania. Ehi. Hey. Hai visto quei campioni? Il rapporto dice che l'hanno tagliata. Cerco la postazione del tenente Anderson. Forse quella scrivania laggiù. Tipo di Red Eyes. Ci serve proprio la scientifica. Ok, listen. Mi scusi. Sa a che ora arriva di solito il tenente Anderson? Dipende da dove è stato la sera prima. Speriamo arrivi prima di pranzo. Grazie.
Piacere di rivederla, tenente. Ah, merda. Hank! Nel mio ufficio! Ma guarda, il nostro amico detective di plastica è tornato in città. E complimenti per ieri sera, davvero impressionante. Salve, detective Reed. Non ho mai visto un androide come te. Che modello sei? RK-800. Sono un prototipo. Un prototipo? Androide detective. Quindi le macchine ci sostituiranno. È così? Ehi, portami un caffè, coglione. Datti una mossa! Mi dispiace, ma io prendo ordini solo dal tenente Anderson. Oh, oh. Se Hank ieri non si fosse intromesso, ti avrei fatto il culo per aver disobbedito a un umano. Stammi alla larga. La prossima volta non te la caverai così. Sembra che la CyberLife abbia fornito un prototipo di androide detective alla polizia di Detroit. Gli assistenti di polizia androidi sono operativi da anni ormai, ma questo sarebbe il primo caso autorizzato a giocare un ruolo attivo all'interno di un'indagine criminale. Abbiamo contattato la CyberLife, ma nessuno ha voluto rilasciare delle dichiarazioni. Il primo libro scritto da un'intelligenza artificiale è appena stato pubblicato e definirlo un successo sarebbe una sensazione tra i libri. Ascolti, capisco di non piacerle, ma dovremo lavorare insieme. Proviamo entrambi a fare uno sforzo. Ora che siamo colleghi, sarebbe opportuno conoscerci meglio. Per gli autori umani sarà molto difficile. Per l'età avanzata come R9, ricercare un androide disperso. C'è una scrivania che possa usare? Quella non la usa nessuno. Dice che l'hanno tagliata. Forse provano un nuovo tipo di Red Eyes. A molte persone non piace avere androidi intorno. Mi chiedevo, c'è una ragione per cui mi disprezza così tanto? Sì, ce n'è una. Conosce da molto il capitano Fowler? Sì, da troppo. Mi chiedevo, lei arriva sempre in ufficio a quest'ora? Arrivo quando arrivo. Basta rompere le palle, ok? Se ha qualche fascicolo sui devianti, vorrei dargli un'occhiata. Il computer è sulla scrivania, quindi arrangiati.
243 casi. Il primo risale a 9 mesi fa. È partito da Detroit, poi ha coinvolto tutto il paese. Una X-400 ha assassinato un umano la scorsa notte. Potrebbe essere un punto di partenza per l'indagine. Se la situazione non le va a genio, tenente, dovrebbe chiedere di essere sollevato dal caso e lasciarmi lavorare con qualcun altro. So bene cosa devo fare, perciò rimangiati i tuoi consigli e fatti i cazzi tuoi! Razzati. Mi hanno assegnato questa missione, tenente. Non sono qui per aspettare che abbia voglia di lavorare. Senti, stronzo, se fosse per me vi butterei in un cassonetto e gli darei fuoco. Quindi non rompermi le palle! O potresti finire male. Tenente, scusi se la disturbo. Ho delle informazioni sulla X-400 che ha ucciso l'uomo ieri sera. È stato visto nel distretto di Rivendale. D'accordo. Ehi, hai visto quei campioni? Il rapporto dice che l'hanno tagliata. Scusa, non volevo svegliarti. Quindi non è stato un incubo? No. No, non era un incubo. Che ne dici di un bel bagno caldo? Dopo potremmo uscire a mangiare qualcosa. Che ne dici? Ok. Riempio la vasca. Così sei più bella. Adesso sembri davvero un'umana. Il bagno è pronto.
La vittima si chiamava Todd Williams, un disoccupato di Corktown. Secondo i primi rilievi, è stato colpito a morte dal suo androide, una X-400. L'androide è quindi fuggito e la polizia attualmente è sulle sue tracce. In diretta qui, Channel 16 News, Jas Douglas. Non avevi scelta. Sarei morta se non l'avessi fermato. Che cosa facciamo? Non sappiamo dove andare. E la polizia ci sta cercando. L'androide di ieri mi ha dato un indirizzo. Di qualcuno che ci aiuterebbe. Potremmo provare. So di essere solo una macchina, ma sento che qualcosa ci tiene legate. Sappi che qualunque cosa succeda, niente potrà mai separarci. Tu preparati. Io vado a cercare del cibo, poi potremo andare. Tenente Anderson, polizia di Detroit. Cerchiamo un androide femmina che ha rapinato un negozio sulla strada. Sa qualcosa? Un androide? No, non accetto androidi qui. Ha mai visto qualcuno che le assomiglia? Cazzo, mi sembrava un po' strana. È arrivata ieri sera, era vestita normale. No, mi sembrava a posto. È ancora qui? Sì, probabile, stanza 28. Grazie. Aspetta in macchina. Sarebbe opportuno che l'accompagnassi. Senti, basta risposte del cazzo. Sei una macchina, sta zitto e fa come dico. Voglio solo compiere la mia missione. Mi scuso se questo la turba. Vuoi finire la missione? Allora non devi rompermi le palle. Non c'è.
Stai bene? Cyberlife abbia fornito un prototipo di androide detective alla polizia di Detroit. Gli assistenti di polizia androidi sono operativi da anni ormai, ma questo sarebbe il primo caso autorizzato a giocare un ruolo attivo all'interno di un'indagine criminale. Abbiamo contattato la Cyberlife, ma... Quanto pare, sì. Lo so, pazzesco, vero? Ok, ci sentiamo qui. Permesso, scusi.
Benvenuto a Jericho.